Siamo col presidio del libro di Noi Cattolo, anche qui ci prendiamo un bel tè con Anna Veglia del presidio. Ciao Anna. Ciao Gaetano, ciao Anna Chiara, ciao Marica. Il presidio del libro, ricordiamolo, è un'associazione di livello nazionale che promuove la lettura. Noi Cattolo è presente dal 2003, oggi si chiama Ali di Carta, presidio del libro. Io ricordo svariati eventi, diciamo, abbastanza forti. Vorrei citare Folco Terzani, che presenta il libro La fine del mio inizio, del padre Tiziano, Miriam Mafai, Luciano Caracciolo, Monio Vadia, Guido Barbuiani, La notte bianca a Noi Cattolo, me la ricordo, nel 2006, con il Radio Dervish in concerto nel finale. Bene Anna, tutte queste belle iniziative, dove? In un paese di provincia chiamato Noi Cattolo. Quanto siete riusciti a fare a Noi Cattolo? Allora, il presidio del libro è riuscito a far riflettere su alcune cose. Quali cose? Il nostro lavoro è organizzato in maniera tale che ad ogni inizio anno scegliamo un percorso tematico. Nel corso degli anni abbiamo riflettuto sulla guerra, per esempio, e in quell'occasione il progetto tematico si chiamava Il conflitto scomposto. Poi abbiamo riflettuto sulla capacità dell'Homo sapiens di ripensare a se stesso. Abbiamo cercato di portare la riflessione anche attraverso la lettura di alcuni romanzi sulle tematiche della società del nostro tempo, l'amicizia, l'amore, la storia. E l'anno scorso con Corpo Corpi invece ci siamo soffermati sulla presenza del corpo all'interno della nostra società, del corpo e dei corpi che costituiscono per esempio lo Stato. E in quell'occasione abbiamo invitato Maurizio Viroli, scusate, che è un personaggio grandissimo, e la serata animata da Maurizio Viroli e ricordo in quell'occasione anche da Massimo Guastella è tra le cose più belle che il presidio abbia realizzato. Io ricordo ancora l'emozione di aver visto Margherita Hack al Palasport di Noi Cattolo. Tra le cose che abbiamo fatto in passato ci sono 4 edizioni del libro Scopio. Per chi non ne abbia mai sentito parlare, è una settimana che dura, direi, più di una settimana, dedicata alla cultura scientifica. È venuta fuori quasi per gioco, avevamo l'occasione di invitare Margherita Hack alcuni anni fa e quindi intorno alla presenza di Margherita Hack a Noi Cattolo, Filomena Liturri ci propose l'idea di una settimana scientifica con autorevoli scienziati provenienti da tutte le parti d'Italia e poi con un'intera giornata dedicata ai laboratori interattivi che vedono la partecipazione intensa di studenti, di genitori, di un pubblico veramente eterogeneo. I laboratori interattivi hanno luogo nell'area tra la Chiesa del Carmine e la Biblioteca Comunale e sono ospitati dalle associazioni del territorio che mettono a disposizione i propri ambienti. Quindi si sono create per 4 anni di seguito delle collaborazioni veramente molto proficue con il territorio. Ricordiamo anche che il presidio del libro a livello nazionale per qualche anno è stata presidente una noiana, ebbene sì, Filomena Liturri, che è stata la prima coordinatrice del presidio di Noi Cattolo. Un saluto quindi a Filomena. Seconda domanda, cosa vuol dire promuovere la lettura in provincia? Noi sappiamo che tra le vostre attività c'è quella che si chiama Bibliotecando. Ce la puoi raccontare? Allora, Bibliotecando è una rassegna, quest'anno si è celebrata la 9ª edizione ed è dedicata agli studenti delle scuole del territorio. Allora, questa esigenza nasce perché la lettura va insegnata ai bambini fin dalla più tenera età, per cui non si può immaginare di avere un pubblico di lettori che improvvisamente intorno ai 20 anni decidono di comprare libri e di leggere libri. È un'attività che i bambini dovrebbero respirare fin dalla loro nascita, assimilare con il latte materno, e proprio per questo per alcuni per alc-
alcuni anni la rassegna Bibliotecando ha cercato di stimolare, attraverso anche la collaborazione con le scuole, questa attività, questa che non vorrei nemmeno chiamare attività, vorremmo per il futuro che diventasse un'esigenza quella di leggere insieme alle maestre, insieme ai genitori, insieme anche ai vari autori per l'infanzia che abbiamo invitato di volta in volta. E a questo proposito vorrei ricordare che il Presidio del Libro ha rianimato una saletta piuttosto buia che di fianco alla biblioteca comunale, di fianco alla Sala Grande. Era una saletta dove non c'era nulla, adesso invece la saletta accoglie uno spazio dedicato alla lettura molto confortevole, ed è lì che ha anche luogo che c'è la nostra sede, è lì che abbiamo la nostra sede. Quindi, a quanto pare, oltre a all'intervento di autori di spessore legati a un percorso tematico, c'è anche l'attività volta all'educazione dei ragazzi, e quindi qua bisogna anche comunque dire che il Presidio del Libro di Mecattaro è gestito da professoresse con studenti universitari a seguito, è bene sottolinearlo. Terza domanda, le difficoltà del Presidio oggi e i progetti futuri, magari un'anteprima. Allora, le difficoltà del Presidio oggi, vorrei poterti dire che difficoltà non ce ne sono. In realtà, almeno fino a marzo, difficoltà non ce ne saranno, perché riusciremo ad andare avanti con dei sussidi che riceviamo dalla Regione Puglia. Non so se la nuova amministrazione intende in qualche modo darci una mano in questo senso. Sappiamo per via ufficiosa che l'amministrazione comunale ha stanziato dei fondi perché abbia luogo una quinta edizione del Libroscopio. Naturalmente però non si tratta soltanto di un problema economico. Abbiamo la necessità di creare una comunione di intenti con questa amministrazione, quindi se ci sono dei fondi che ben vengano, noi faremo del nostro meglio per dar vita alla quinta edizione del Libroscopio, ma non si può immaginare che una manifestazione come quella si basi soltanto sulle forze di un manipolo di volontari. C'è bisogno che il coinvolgimento dell'amministrazione comunale sia totale e la disponibilità più ampia, perché il lavoro è veramente immane e sta a cuore a noi, e sicuramente penso che stia a cuore anche all'amministrazione comunale, fare una bella figura nell'eventualità la quinta edizione abbia luogo. Gli altri progetti per il nuovo anno, allora, come ti dicevo, fino a marzo siamo coperti e partiamo con un'anteprima il 29 gennaio, a cui naturalmente sono invitati tutti gli ascoltatori, e in quell'occasione presenteremo gli autori che riceveremo fino a fine marzo, i libri che abbiamo deciso di leggere, e intendiamo fare le nostre proposte di collaborazione anche nei confronti delle altre associazioni del territorio, perché ci sembra che un'azione di concerto sicuramente possa portare a risultati più proficui a breve e a lungo termine. Sì, un'ultima domanda che abbiamo fatto un po' a tutti, mondo virtuale e associazione reale, come affrontate questa problematica sociale attuale? La affrontiamo in termini pratici, perché è molto attiva una nostra pagina Facebook, oltre che un sito, ma più che il sito è molto visitata la pagina Facebook, dove c'è Anna Maria De Marzo, che ringrazio affettuosamente, che si occupa di organizzare concorsi, di lanciare sollecitazioni. Anzi, vi invito a visitare la nostra pagina Facebook, il Presidio del Libro di Mecattaro, perché troverete suggerimenti, consigli di lettura, link interessanti e anche divertenti a volte. Bene, grazie professoressa Veglia, possiamo chiamarti così. Un saluto da Indy per cui. Grazie a voi e in bocca al lupo al Presidio del Libro e alla vostra trasmissione.